nonostante l'ormai lunga militanza in questo ambiente, il mondo della moto continua a stupirmi. Ultimamente ho trovato 5 notizie strane, eccole. Due giovani avvocati torinesi rompono la monotonia, fanno una gita a Limone Piemonte, prendono due LML Star, quindi due ciclomotori simili alla Vespa PX, e si sparano 30.000 km da Torino fino a Sydney. Sono partiti il 16 aprile e arriveranno tra circa 3 mesi con i sederi, ce lo immaginiamo, molto indolenziti. Certo che con l'aria che tira nel settore giustizia, probabilmente se fossi un avvocato sarei partito anch'io. Noi motociclisti siamo gente insensibile e anche per questo probabilmente non cogliamo la portata delle innovazioni presentate al Salone del Mobile di Milano. Ad esempio, io sono stato invitato a vedere i manichini di plastica, pardon, Corian, delle moto protagoniste del film Tron Legacy. Quando dico manichini intendo che era di plastica tutto il motore, anzi non era nemmeno presente, la trasmissione, non c'era uno straccio di ruota, insomma, e allora mi sono chiesto, e quindi... Poi mi sono risposto, sono insensibile, quindi evidentemente non ho colto. Un'accolita di vecchie volpi del motociclismo circondate da ammiccanti ombrelline tentano di sbancare il tavolo verde. Dove? Sulla griglia di Jerez. La foto promozionale diffusa dallo sponsor sembra in realtà un sapiente lavoro di Photoshop. Ma al di là di questo, ci interessa davvero vedere Nieto, Capirossi e altri piloti giocare a poker? Lo stuntman Chris Pfeiffer insegna con dei video tutorial su YouTube a fare gli stoppi, ossia le lunghe impennate sulla ruota anteriore. Una lezione di cui sicuramente non sentivamo il bisogno, ma che ha reso felice ed è stato accolto con grande favore da ortopedici e chirurghi plastici. La genialata dell'anno è però opera di James Bubba Stewart, il Balotelli delle due ruote. Il talento nero del cross americano si è messo a fermare, in un momento di goliardia, a fermare le auto vestito da poliziotto con tanto di lampeggianti sul suo pick-up. La prima auto fermata, ovviamente è quella di due poliziotti in borghese che sono scesi e l'hanno denunciato. E ora per Bubba saranno guai legali.